pensate alla vostra, al vostro environment, alle vostre risorse come un capitale che dovete investire, spendere. Quindi non c'è un capitale positivo e negativo. Certo, se voi mi dite quello là che arriva col barcone, ok, ok, parliamone. Quindi non sto parlando di situazioni di disagio profondo, non sto parlando di deprivazione profonda. Sto parlando di persone come voi che sono nate in un occidente avanzato, hanno un certo tipo di patrimonio personale da spendere e quindi hanno molte possibilità. Quello che gli altri hanno voluto per me, qui è una situazione un pochino più complicata. Perché? Perché ci sono degli altri, è quello che diceva Patrizia, cosa vi auguro? La libertà. A me nessuno mi ha mai detto cosa volevano. Certo, dovevo lavorare, lo sapevo. Io ho cominciato a lavorare a 19 anni, a me non c'erano soldi. Ho fatto tutta l'università, come diceva Cristina, ho fatto filosofia, non ho fatto economia e commercio, forse sono stata avvantaggiata in questo, non è stata una roba, però lavoravo 8 ore al giorno in fabbrica. Sono un perito chimico e facevo, quindi tutta l'università me la sono fatta per conto mio. Quando ero giovane invidiavo quelli che avevano invece la possibilità, i genitori ricchi, soprattutto i figli degli imprenditori del mio paese con cui ero molto amica, che avevano grandi opportunità. E dopo, quando li ho incontrati a 40 anni, mi ricorderò sempre questo figlio di imprenditore, mi dice: guarda, io nella vita non avrei mai voluto fare l'imprenditore, ma ho dovuto farlo perché c'era l'azienda di famiglia. Io a 40 anni ero felice, felice, contenta, insomma, no? Non voglio, no, però avevo fatto le mie scelte, lui era stato obbligato. Noi abbiamo nella struttura produttiva italiana il 97% di aziende familiari. Pensate quanta gente è obbligata a fare delle scelte che non vorrebbe fare, che dopo infatti distruggono le aziende, perché questo è, come dire, la nemesi di questa situazione. Qui ci sono le sirene. Anche in buona fede, anche in buona fede, nel senso che devi andare all'estero per forza, lo dicevamo prima, è una possibilità, non volete andarci, non avete possibilità di andarci, fa niente, guardate i film in lingua originale, cioè trovate altre soluzioni che possono, come dire, arrivare allo stesso risultato. Soprattutto cercate più dentro di voi. Poi se mi fate delle domande del tipo a che facoltà mi iscrivo, io vi devo rispondere con i dati. Se ti iscrivi a filosofia e lettere hai meno possibilità di far carriera che se ti iscrivi o di trovare lavoro a economia e commercio e ingegneria. Io oggi ero colpita quando sono entrata qua dentro dal fatto, d'altra parte venendo dalla Bocconi è un universo che conosco, in tante università non ci avrai mai certo questo, no? Quindi io ti devo rispondere da un punto di vista, diciamo, della media delle situazioni, ma se tu hai l'attitudine a diventare un grande scrittore, lo diventi in barba alle mie statistiche, non so se rendo l'idea.